Cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, punto primo. Ai sioretti che continuano a rompere le balle dicendo che gli immigrati sono dei poverini, che dobbiamo aiutarli, che dobbiamo dare loro un futuro, vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare. Se c'è un posto per lavorare, perché prima di darlo a loro, io c'ho i vecchietti, c'ho i giovani sposi, i diseredati, gli sfortunati, i malati, e poi, quando ho dato a tutti, se avanza, lo daremo anche a loro. Ma siccome non avanza, niente. Punto secondo. Conviviamo pure con i fondamentalisti islamici, coi fancazzisti albanesi, coi zingari, coi slavi. Ma ricordatevi sempre che per chi sgarra ci vuole il modello Singapore. Te ciapi la persona, te la stendi sulla panchetta e tan tan tan, 10 nerbate via. Inutile sporcarsi la fedina penale, lei è inutile. Liberiamoci dalle prostitute nigeriane che infestano le nostre strade, che sembra di stare nello Zimbabwe, nel Congo belga, nello stato delle banane, in Africa. Da quanto tempo è che continuano a riempire le nostre classi di stranieri? Da quanto tempo? Ancora un po' i nostri bambini non avranno più posto nelle scuole e disimpareranno la lingua e resteranno in Drio. E tutto questo grazie alle maestre di sinistra. Non vogliono le classi differenziate? La parola d'ordine è una sola, categorica e inappellabile per tutti. Prendete il cammello e tornate a casa. Andare a casa. Take the camel and come back to home. Tornate alla maison. Così capisce tutti, andi fuori dai coglioni!